È stato riaperto il termine per le iscrizioni al percorso formativo gratuito La mia impresa in Terre di Siena, percorso di formazione e di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità dei giovani, organizzato dall'Agenzia Formativa Eurobic Toscana Sud insieme alla CNA e ad altre associazioni. La finalità del progetto è quella di mettere in condizione i giovani aspiranti imprenditori di definire, concretizzare e realizzare la propria idea imprenditoriale. Il percorso si basa sulla creazione di un sistema di costante interazione e scambio di feedback con professionisti di alto livello e organizzazioni presenti sul territorio. Il percorso prevede una formazione sul business plan, orientamento e consulenza individuale. Si potrà anche realizzare un accompagnamento alla costituzione dell'impresa e saranno illustrati casi di studio e testimonianze imprenditoriali. Il termine delle iscrizioni è fissato per il 28 febbraio 2017. Per maggiori informazioni potete telefonare allo 0577 26 05 27 o scrivere a marketing.com@cnasiena.it. Fatture in Cloud è il software di fatturazione online accessibile sempre e dovunque ci si trovi. Fatture in Cloud è un'applicazione semplice, l'ideale per artigiani, piccole imprese e start-up che permette di fare una fattura, un preventivo o semplicemente di controllare l'andamento dell'attività quando si vuole e dovunque ci si trovi tramite computer, smartphone e tablet. Grazie all'utilizzo di Fatture in Cloud si possono avere numerosi vantaggi. Gestire la fatturazione, registrare gli acquisti e controllare la prima nota è facile e veloce. Tutta la gestione dell'impresa è sotto controllo. Tutto può essere fatto dal cellulare. Per maggiori informazioni e per una prova gratuita potete chiamare allo 0577 26 05 27 o scrivere a marketing.com@cnasiena.it. L'ICI e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con CNA, ha in programma la collettiva italiana Italian Luxury Interiors, che avrà luogo dal 21 al 24 maggio 2017 presso la International Contemporary Furniture Fair di New York. All'interno di questa importante fiera statunitense, che rappresenta uno dei principali mercati di riferimento per le aziende del settore arredo, le imprese italiane avranno a disposizione uno spazio a loro dedicato per promuovere il gusto e l'immagine del Made in Italy. Il termine per l'adesione è fissato al 24 febbraio 2017. Per informazioni contattare lo 0577 26 05 27 o scrivere a marketing.com@cnasiena.it. Dall'8 all'11 maggio 2017 si terrà la manifestazione Tutto Food presso la Fiera di Milano. Tutto Food è la fiera leader nel mercato italiano e punto di riferimento per l'intera Europa, alla quale partecipano solo produttori, grossisti e professionisti del settore. Le edizioni passate vantano un'affluenza di circa 80.000-100.000 visitatori internazionali, con particolare attenzione per Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. Per le aziende interessate è un'ottima opportunità di fare business e presentare i propri prodotti al mercato nazionale, europeo ed internazionale. Durante tutta la manifestazione si svolgeranno workshop, seminari, convegni e meeting completamente gratuiti per le aziende iscritte. CNA Nazionale sta valutando l'organizzazione di una partecipazione collettiva ed ha opzionato un'area di 180 metri quadrati. Al fine di consentire la prenotazione dello spazio, le imprese interessate sono invitate a darne comunicazione tramite mail all'indirizzo marketing.com@cnasiena.it. entro il 16 febbraio. Le più importanti novità a livello nazionale introdotte dalla normativa sugli incentivi all'occupazione 2017 riguardano il nuovo esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro, introdotto con la legge bilancio 2017 e valevole per le assunzioni effettuate tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e il nuovo incentivo occupazione garanzia giovani valevole per le assunzioni effettuate nel corso del 2017. Sempre a livello nazionale per il contratto di apprendistato si segnala che a partire dal 1 gennaio 2017 è venuto meno lo sgravio contributivo previsto per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. Gli incentivi sperimentali introdotti dal Jobs Act per i contratti di apprendistato di primo livello sono stati invece prorogati dalla legge di bilancio fino al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda le misure previste a livello regionale, si segnala che sono state prorogate fino al 29 dicembre 2017
2017 le misure di incentivo all'occupazione previste per il 2016, rivolte solo ed esclusivamente alle imprese e o datori di lavoro con sede legale o unità operative in una delle aree di crisi regionale per la provincia di Siena, è compreso il solo territorio della Miata. Per maggiori informazioni e approfondimenti potete contattare uno degli uffici CNA. Il tessuto produttivo del nostro paese è caratterizzato dalla preponderante presenza di piccole imprese che attivano percorsi di innovazione di cui difficilmente si riesce a dare evidenza nelle statistiche ufficiali. Per questo CNA sottopone alle imprese un questionario finalizzato a colmare questa carenza di conoscenze. Le risposte consentiranno di evidenziare e di analizzare i modelli di innovazione adottati dalle piccole imprese e conseguentemente di individuare strategie e strumenti di sostegno ritagliati sulle effettive esigenze di queste imprese. Per rispondere al questionario si può consultare il sito www.cnasiena.it.